Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento con Sport Day by Day. Come avete visto dalle nostre immagini, quest'oggi sono solo per una puntata un po' speciale, un po' particolare. È l'ultima di questo ciclo del 2019, poi riprenderemo ovviamente dal 7 di gennaio per parlare degli sport di base e lo faremo ovviamente anche con diversi servizi, con diverse iniziative e in modo particolare con uno speciale che abbiamo dedicato alla festa del CONI di Bologna con tutte le medaglie, tutte le premiazioni della giornata. Ma noi direi di cominciare con il calcio, come sempre parliamo del Bologna, che si è allenato oggi a porte chiuse, ormai sembra quasi impossibile il recupero da parte di Zemaili, mentre si va sempre più verso la difesa con Bani e Denzville centrali e con l'esterno di sinistra invece Mbaye e a destra Tomiyasu. Ma di tutto questo ci parla come sempre Marco Vigarani del Pallone Gonfiato. Oggi il lavoro del Bologna è proseguito a porte chiuse, a Casteldebole, ovviamente si va verso la sfida contro il Lecce, tanti i punti di domanda per Mr. Mihajlovic in difesa, perché c'è studio di Danilo, oltre ovviamente a trovare una soluzione per le assenze ormai croniche di Krejci e Dykes a sinistra. Ieri l'abbiamo detto, l'idea è comunque quella che porterebbe Mbaye sulla sinistra con Tomiyasu confermato a destra e la coppia di centrali formata da Bani e Danilo. Soriano scalpita per trovare una maglia titolare contro il Lecce e potrebbe essere accontentato vista anche l'assenza quasi certa di Gemaili. In attacco invece ovviamente confermatissimo Rodrigo Palacio. Orsolini dovrebbe essere titolare anche per lui, ieri una seduta un po' di scarico ma comunque nessun problema fisico. Dall'altra parte Sansone, a proposito di esterni offensivi, il Bologna sta definendo l'operazione Vignato, il giocatore in arrivo dal Chievo che in realtà resterà in giallo-blu fino a giugno per poi arrivare a Casteldebole, essere valutato dallo staff di Mihajlovic, e ovviamente il Bologna continua a guardarsi intorno sul mercato perché serve un attaccante e un difensore. Le idee sono quelle che portano Juan Jesus della Roma per quanto riguarda la difesa, giocatore che può fare sia il centrale che l'esterno di sinistra, e in attacco, impressionati da quello che ha fatto vedere proprio domenica contro i rossoblù, la prima scelta in questo momento è Musa Barrow dell'Atalanta, un giocatore che ha ovviamente spaccato la partita cercando di riportare l'Atalanta in parità, fortunatamente non c'è riuscito, però giocatore molto molto interessante, un 21enne che l'Atalanta potrebbe lasciare in prestito a Bologna fino a giugno per trovare spazio. Tutti ragionamenti comunque prematuri, visto che il mercato aprirà soltanto a gennaio. E noi passiamo invece alla pallacanestro, perché dopo la vittoria della Virtus a Monaco e quindi si intuffa nuovamente in campionato, e rispetto allo scorso turno le due squadre di Bologna si ribaltano un po' gli avversari. Ci parla di tutto Francesco Livorti, sempre del Pallone Gonfiato. Domenica di fuoco per le due bolognesi del basket. Le squadre, prima di affrontarsi a Natale in un favoloso derby, si scambiano le avversarie del recente turno di campionato. La Fortitudo ospiterà Brindisi, la Virtus andrà a Sassari. Per entrambi i match i tagliandi sono stati letteralmente polverizzati in poche ore. Ancora una volta il Paladozza risponde presente al richiamo dell'Aquila, sold out altresì la casa della Dinamo, visto e considerato la sfida ad alta quota. Antimo Martino in settimana ha studiato vari accorgimenti difensivi per limitare la qualità offensiva dell'Epicasa, il secondo gruppo alle spalle delle Levonere che realizza più punti di media partita. I segni distintivi di Banks e compagni sono anche altri due fondamentali della pallacanestro, il tiro dall'arco e le palle recuperate. In attacco i punti cardine sono questi, bensì pure in difesa gli aspetti deboli sono tali. I pugliesi, infatti, sono secondi per canestri subiti da tre e primi per palle perse. Sassari, invece, ieri sera ha vinto con i turchi dell'Ankara al Cardiopalma nel Game 9 di Champions League. Nell'ultimo scontro di Coppa dell'anno, gli isolani si prendono così la vetta del gruppo A. Dopo i primi due quarti in controllo, gli uomini di coach Pozzecco subiscono un approccio troppo morbido nel secondo tempo che permette agli ospiti di recuperare lo svantaggio in doppia cifra. A trascinare i sardi, la grinta di Michele Vitali, il sacrificio di Stefano Gentile e la visione di Marco Spissu, tutti e tre con un passato tra le file bianconere. In campionato i biancazzurri vengono da tre successi consecutivi con Brescia, Brindisi e con la Fortitudo. Come la Segafredo, il banco di Sardegna segna molto, soprattutto da lontano.
Dalla lunga distanza i giganti sono i migliori. L'ala di Trento, Andrea Mezzanotte, ha il 50% di precisione ed è sul gradino più alto del podio. Seguono Michele Vitali e Marco Spissu. E rimaniamo in tema pallacanestro perché ieri sera a Villa Pallavicini la FIP, la Federazione Italiana di Pallacanestro dell'Emilia-Romagna, ha celebrato la propria festa natalizia e quindi eravamo presenti, ne abbiamo approfittato per conoscere meglio Antonio Galli, che da poche settimane è presidente appunto della FIP. Andiamo a sentire le sue parole. Antonio Galli, da poche settimane presidente della FIP, le prime impressioni? Ma le prime impressioni sono positivissime, assolutamente sì, mi sembra un lavoro accattivante, anche una mansione che mi dà stimolo, come ho sempre fatto nei miei mestieri. E quindi questo potrebbe essere adesso una prova per il primo anno, perché sono in carica per un anno, poi dopo negli altri 4 anni che verranno potrebbe essere anche futuribile nella mia attività che verrà. Dalla piccola realtà di Piacenza, che è cresciuta sotto, insomma, nel momento in cui eri delegato, a una realtà così ampia e importante in Italia come il Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna? Beh, certamente è proprio così. Piacenza, cosa vuoi mai? A parte che noi avevamo 2 a 2 fino all'anno scorso, adesso abbiamo tutte le categorie fino alla C. Però questo mi ha aiutato tantissimo, sono tanti anni che sono nel basket, è dal 72, quindi un po' sempre dentro nel comitato provinciale. Questo è tutta un'altra cosa, e tutto questo è un lavoro diverso, come dicevo prima, è un qualche cosa di impegnativo, qualche cosa di più serio, perché non che prima non lo fosse, ma però prima contavamo su 18 società, qua sono 300, poi ognuno ha le sue problematiche. Quali saranno gli impegni più importanti del 2020? Oddio, 2020, pronti via, adesso si prospettano i vari tornei di fine anno, tipo il Fabri, tipo il Gallo, poi più avanti ci potrà essere senz'altro il Trofeo delle Regioni, che quest'anno si farà in Abruzzo. Poi i vari CTF, le varie selezioni, i vari concentramenti che si fanno in regione. Io voglio fare una cosa molto semplice, proseguire nelle stesse indicazioni e direttive che ha fatto il mio predecessore Stefano Tedeschi. Sostituirlo sarà difficile, perché lui è bravo, bravo, bravo. Io ci sto provando. E dunque in bocca al lupo ad Antonio Galli e al suo comitato regionale della Federazione Pallacanestro. Io invece vi voglio illustrare un seminario che ci sarà domani pomeriggio presso i locali del CONI, organizzato proprio da Pallavolo Bologna, la società sportiva appunto che organizza la squadra di Serie B, che sta facendo così bene nel suo campionato e che noi normalmente settimanalmente vi proponiamo. Nell'ambito del progetto Fare Rete oltre i muri con lo sport a Bologna, Pallavolo Bologna organizza il seminario gratuito Prevenire l'abbandono sportivo giovanile, il ruolo dei genitori, di allenatrici ed allenatori. La relatrice sarà Francesca Vitali, docente del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona. Un'occasione importante per discutere del grande valore dello sport e del suo contributo allo sviluppo fisico e psicologico dei più giovani. Come possono gli adulti, nei propri ambiti di competenza, contribuire a rendere positiva l'esperienza sportiva ed evitare una disaffezione progressiva che porta troppo spesso all'abbandono della pratica sportiva da parte dei ragazzi. Il seminario si terrà appunto, come abbiamo detto, domani 20 dicembre dalle 18 alle 20 presso la sede del CONI regionale dell'Emilia Romagna in via Trattati Comunitari 7, proprio a Bologna. Abbiamo detto aperto e gratuito per tutti. Ovviamente tutti sono invitati e noi invece
Quest'oggi ci lasciamo con uno speciale dedicato alle premiazioni, alle stelle al merito sportivo consegnate dal CONI sabato scorso, proprio nella sede del CONI, che hanno visto protagonisti tantissime persone, sia persone, come dire, che nella loro vita hanno dedicato allo sport tanto del loro tempo senza emergere, ma anche chi invece ha ottenuto incarichi importanti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dirigenziale. E con questo noi vi lasciamo, e soprattutto, visto che questa parte dedicata agli sport di base, come abbiamo detto all'inizio, per il 2019 si ferma qui, ritorneremo puntuali dal 7 di gennaio per parlare di tutto il movimento sportivo di base. Noi invece domani saremo con Alberto Bortolotti per parlare delle partite del weekend, e ovviamente domenica seguiremo da Lecce-Bologna, e poi anche lì poi ci sarà il ritrovo il 6 di gennaio per la successiva partita tra il Bologna che ospita la Fiorentina. Con questo è davvero tutto. Buon Natale a tutti, un fantastico inizio del 2020. Vi lascio invece con lo speciale dedicato alle premiazioni del CONI. Dopo i successi del nuoto bolognese agli europei vasca corte di Glasgow, il CONI di Bologna ha chiuso il proprio anno con la cerimonia di consegna delle stelle al merito sportivo e delle palme al merito tecnico sabato 14 dicembre nella sala conferenze dedicata a Florio Mattei. È stato quindi un momento di particolare rilevanza per dare merito a quei dirigenti che con il loro impegno volontario hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo delle federazioni e delle società sportive. Sono stati anche presenti istituzioni di molti comuni della città metropolitana per consegnare un particolare riconoscimento, una vita per lo sport, a 20 personaggi che hanno dedicato tanta parte della loro vita allo sport. Padrone di casa è stato il delegato del CONI Point di Bologna Teresaro Pilato, insieme al presidente del CONI regionale dell'Emilia Romagna Umberto Suprani, al presidente della regione Emilia Romagna Stefano Malaccini e all'assessore allo sport del comune di Bologna Matteo Lepore. Due gli atleti presenti alla manifestazione, la campionessa del mondo del 2018 del 3 contro 3 di basket della Virtus Segafredo, Raylin Dalì, e Matteo Neri, campione del mondo under 20 a squadre nella sciabola nel 2018, recente vincitore del titolo italiano under 23 e in corsa per un posto alle Olimpiadi di Tokyo. È stata poi la volta del riconoscimento Una vita per lo sport, che è andato a Franco Balboni di Castel d'Argile, Franco Cavar di Zola Pradosa, Giorgio Chiari di Castel d'Aiano, Giancarla Cocchi di Minerbio, Roberto Domenicali di Castel San Pietro Terme, Fausto Giorgi di Casalecchio di Reno, Nadia Giovannini delle Terre di Pianura, Bruno Lelli di Monterenzio, Ivan Lisanti di San Giovanni in Persiceto, Duilio Mascagni di Vergato, Sergio Masetti di Argelato, Bruno Ortolani di San Benedetto Val di Sambro, Giorgio Resca di Crevalcore, Adriano Rinaldi di Sasso Marconi, Giancarlo Rondelli di Monzuno, Eraldo Sabattini di Castel di Casio, Corrado Soffritti della Polisportiva Porta Saragozza, Mario Taglioli di Zanno in Belvedere, Giuliano Trentini della Fipsas e Adriano Zanolini di Budrio. La cerimonia è proseguita con due premiazioni in collaborazione con il Panathlon Bologna 1957 e ANMES a Stefano Michelini, un uomo di sport e presidente vincente, e all'atleta paralimpico di kayak Federico Mancarella per i brillanti successi ottenuti già qualificatosi per le Paralimpiadi di Tokyo. Prima della consegna delle stelle al merito sportivo, il CONI Point di Bologna ha riconosciuto un premio speciale a memoria di Tina Natoli Morri per aver donato una vita intera allo sport con passione e competenza, e uno all'inserto più
stata una grandissima opportunità, infatti non smetterò mai di ringraziare il caso, la fortuna, il destino che mi ha dato proprio la possibilità di vivere questa esperienza. Sto imparando tantissime cose, vengo a contatto ogni giorno con associazioni e persone che praticano e che amano lo sport e che danno un contributo. Che anno è stato e quali sono le prospettive? Ma l'anno, visto che qui si fanno le cose seriamente come nelle altre 8 province, questa è l'ultima cerimonia delle benemerenze che abbiamo in regione, è stato un anno molto buono, in prospettiva anche 2020 che è l'anno delle Olimpiadi. Se pensate che l'ultima volta, che cioè 3 anni fa a Rio, ci andarono 28 emiliani romagnoli, quest'anno siamo a metà dell'opera, siamo già a 15, a 16, senza contare atletica e nuoto, perché quelle dipende dalla composizione delle squadre. Quindi a livello, diciamo, verticistico tutto va bene, il problema diventa in questo clima di incertezza fra CONI e Sport e Salute, cosa c'è da fare sul territorio, chi deve fare e con quali risorse fare opera di promozione sul territorio. Si saprà qualcosa, quali sono le tempistiche che vi hanno per aggiornare? Io spero che si sblocchi la questione giovedì, perché c'è l'incontro Sabelli, che è l'amministratore delegato di Sport e Salute, con Malagò. Qualcosa dovranno dirci, perché noi non potremo aspettare le calende greche per poterci muovere sul territorio. Devo considerare che al CONI sono rimaste le benemerenze, la giornata nazionale dello sport, i centri CONI, il registro delle società sportive e il registro dei 5 per 1000. Poi ufficialmente e formalmente Sport e Salute ha tutti i progetti promozionali, ma non ci potrà essere una divisione così netta, perché ho i miei dubbi che gli obiettivi vengano poi conseguiti. Neri, testimonial quest'oggi al CONI per la festa di tutti gli sport, un anno indimenticabile e si spera il prossimo ancora migliore. Sì, è stato un anno molto bello, ma anche un po' brutto, diciamo, perché sono riuscito comunque ad ottenere risultati soddisfacenti, anche se ho avuto un infortunio alla spalla a marzo e ho dovuto subire un'operazione, quindi si sarebbe potuto fare di più se non fossi stato infortunato, però diciamo che per stavolta ci accontentiamo. Se sei ancora in corso per Tokyo, vuol dire che alla fin fine l'hai superata per bene. Sì, sì, l'ho superata alla grandissima, adesso sto bene completamente e le gare per, diciamo, di qualificazioni sono ancora un po', quindi ci crediamo. Com'è stato il passaggio dalla categoria giovanili, cadetti, under 23, adesso invece la categoria assoluta? Non ho mai sentito particolarmente i cambi di categoria, quindi io cerco sempre di fare il mio, di tirare al massimo e alla fine vada come vada. Senti, quali sono gli obiettivi al di là di Tokyo, appunto, per arrivarci le prime tappe del 2020? Beh, ci sono delle gare di Coppa del Mondo, tra cui la prima sarà il 10 gennaio a Montreal. Quindi cerchiamo di far bene lì, se no poi ce ne sono altre due, se non sbaglio, tra cui Padova. E quindi facciamo passo per passo, adesso vediamo come andrà Montreal. Raylin Dalì oggi testimonial di tutto lo sport bolognese, insomma sei arrivata in Italia e hai spopolato subito. Sono veramente molto grata di essere qua. Bologna è una città fantastica con tanti atleti che penso è giusto che vanno riconosciuti anche a un livello locale, perché è una città che porta tanta energia nella competizione e sono semplicemente grata di essere qua. Senti, tu hai vinto un mondiale 3 contro 3, e che cosa ti sei portato da questo mondiale dentro di te? Wow, cioè, quella era 2018 e là abbiamo iniziato a toccare, abbiamo realizzato un sogno, ma poi subito ha lanciato un'altra. C'è la qualificazione per Tokyo, gli Olimpiadi 2020, e noi siamo veramente molto molto contente per cercare ancora di sognare in grande. Come sta andando questa qualificazione? La qualificazione iniziò in marzo, quindi noi abbiamo qualificato per 2 tornei in cui abbiamo 2 prove di entrare questa gran sfida,
non possiamo essere più contenti perché abbiamo massimato la nostra potenzialità. Senti, quest'anno invece Serie A, anche con Bologna, un sogno. Sì, questo è un altro sogno che è ancora in progresso e stiamo cercando di mettere le montagne per continuare a suonare in alta anche nella Serie A. Sport, tanti atleti premiati qui al CONI, una soddisfazione anche per la nostra regione naturalmente. Ma noi abbiamo un patrimonio di donne, uomini, ragazze e ragazzi che si stanno facendo valere a livello non solo nazionale ma europeo e internazionale. Quest'anno sono state tantissime, un'enormità le medaglie o i trofei conquistati, ripeto, sia a livello italiano ma per gran parte anche a livello europeo e mondiale, da ultima la medaglia d'oro di Gregorio Paltrinieri a Glasgow, ma insomma ne potremmo citare tante e per fortuna praticamente tutti gli sport. Peraltro quest'anno siamo stati anche la regione che ha ospitato a livello nazionale il maggior numero di competizioni, avvenimenti, manifestazioni sportive di livello italiano e soprattutto internazionale. Proviamo a proseguire così, abbiamo investito addirittura 40 milioni di euro per 141 impianti sportivi, stiamo sostenendo un sacco di attività di base ma soprattutto anche garantendo che manifestazioni sportive qui di livello internazionale portino turismo sportivo, che è uno dei tipi di turismo poi in crescita che porta anche reddito e opportunità di lavoro. Con il CONI il rapporto è stato eccellente, abbiamo lavorato benissimo, stiamo lavorando benissimo e mi pare che giornate come queste dimostrino il giusto riconoscimento per tanti atleti che si sono fatti valere. Bologna non sarebbe la stessa senza la Bonogna, no? Allora famiglia Bagnolini è un po' quella che insomma la Bonogna la porta avanti da sempre. Sì. Sentiamo, cominciamo col presidente. Sì, la Bonogna ha compiuto 52 anni quest'anno e diciamo da 51 siamo noi che la portiamo avanti, soprattutto papà, che mio padre, che è stata veramente l'anima della società. E poi abbiamo anche raccolto il testimone e che lui non ha peraltro abbandonato, anzi lui sta ancora oggi continuando a lavorare per la società. Ovviamente io e mio fratello e da quest'anno l'allenatore Lorenzo Cassioli l'abbiamo affiancato e speriamo di continuare ancora per molto tempo, visto che i risultati sono buoni e quindi quest'anno siamo ripartiti. Noi abbiamo l'anno sportivo che parte da ottobre e va a settembre dell'anno dopo, quest'anno direi che siamo partiti proprio col piede giusto. Ricordiamo per i pochi che non lo sapessero, dov'è la sede della Bonogna? La sede della Bonogna è in via Francesco Zanardi 214. A Pescarola. Cioè, è nata lì, la società è nata lì, è nata al centro sportivo Pizzoli e raccoglieva i bambini della zona. È partita da lì, è partita con un pezzettino di strada asfaltata all'interno del centro sportivo dove ci allenavamo, mettevamo due birilli alle due estremità del pezzettino asfaltato e andavamo avanti e indietro. Ovviamente poi ci siamo un po' evoluti, cioè da lì è partito tutto, adesso abbiamo come sede di allenamento l'Arcoveggio per allenarci su strada e il Vasco de Gama per allenarci su pista. Senti, io abitavo in via Marco Polo e ricordo bene le gare su strada da quelle parti lì. E ricordaci un po' quali sono stati i primi momenti della Bonogna tanti anni fa, detto 51 anni fa. Allora, 51 anni fa la prima soddisfazione l'abbiamo avuto nel 70 circa, dove abbiamo avuto il primo titolo italiano assoluto, che è stato vinto da Claudio Simoni. Poi abbiamo avuto la Stefania Germandi della Pescarola, tutti di Pescarola erano, della Pescarola, che è stata una delle più grandi atlete di tutti i tempi. Ha vinto campionati europei, mondiali, ha fatto record, ha fatto un po' di tutto. Facciamo i modesti, la più grande atleta di tutti i tempi, che perché lei ha smesso un po' giovane e allora non c'era, siccome... Scusate, non voglio monopolizzare l'intervista, ma siccome allora si patinava con i pattini tradizionali, con due ruote davanti e due dietro, non c'era ancora la possibilità di passare al ghiaccio.
come invece fanno molti purtroppo per la nostra federazione, come fanno molti atleti oggi per andare a fare le Olimpiadi. Ma io credo che lei sia stato veramente l'atleta più grande di tutti i tempi.